Quante volte avete voluto pronunciare la frase Bond, James Bond, e correre per le strade di Londra immaginando di essere la spia più famosa del mondo, inventata da Ian Fleming? Bene, indossate il vostro black tie, perché ora è il vostro turno. Il punto d'inizio sarà il quartier generale della MI6. Recatevi a Milbank per avere la più bella visuale dell'edificio SIS, situato a Vauxhall Cross. Sarete davanti all'edificio preso d'assalto e distrutto in film come Skyfall e Spectre. Vi basterà spostarvi a Westminster e potrete camminare sul ponte in cui è stato catturato il cattivissimo Blofeld nella scena finale di Spectre. Infatti è proprio sul Westminster Bridge che James Bond ferma il numero uno dell'organizzazione criminale più potente al mondo. Il Tamigi è spesso cooprotagonista del film di 007 e riserva numerose sorprese ai cuori impavidi. Basterà lanciare le cinture a bordo di un gommone e poi partire per una folle corsa sulle acque increspate del fiume, lungo un tragitto che da Embankment conduce fino alle zone est di Londra. Per gli appassionati dei film d'azione sarà senz'altro un'esperienza indimenticabile. La Thames Rib Experience offre anche una guida che durante il tour racconterà aneddoti affascinanti e dettagli sulla vita dell'autore Ian Fleming. Il tutto sulle note della famosa colonna sonora di James Bond. Indimenticabile la scena in cui Pierce Brosnan, nei panni di James Bond, in The World Is Not Enough, cade da una mongolfiera proprio sul tetto dell'O2 Arena. Una volta indossati stivali, tuta e imbracatura, i visitatori potranno provare un'esperienza simile, in assoluta sicurezza, raggiungendo la cima dell'arena e godendo di un'emozionante vista a 360 gradi sul panorama circostante. Spostiamoci al Barbican Center, uno dei più importanti centri artistici della città, immaginato come quartier generale della Military Intelligence in Quantum of Solace. Durante il film, M e Tanner camminano fuori dal quartier generale, che nella realtà coincide con la parte superiore del Barbican Center, nell'edificio conosciuto come Frobisher Crescent. Ora, infine, è tempo di sorseggiare un Vesper, ricordando l'unica donna amata dalla spia 00. Un dry martini. Oui, monsieur. Aspetti. Tre parti di Gordon, su una di vodka e mezza di china lille, agitato con ghiaccio, e poi aggiunga una sottile scorza di limone. Sì, sì. E perché non farlo al Duke's Bar, presso il Duke's Hotel di Mayfair? Era il locale preferito di Ian Fleming, autore di James Bond, oltre a essere ritenuto il luogo di nascita del famoso cocktail, gin, vodka e china lille. Il tutto rigorosamente agitato, non mescolato. Sai, credo che lo chiamerò Vesper. Per via del retrogusto un po' amaro? No, perché una volta che l'hai assaggiato, non puoi più bere altro. Per questa puntata è tutto. A venerdì prossimo, ricordate, si vive solo due volte.